Ciao ragazzi, benvenuti nel primo video dell'anno. Siamo a fare una bella passeggiata, per chi è abitué del canale sicuramente riconosce il posto. Andiamo verso il Mandriolo, che è una delle nostre tappe preferite, specialmente in questo periodo dell'anno, perché il nostro rito prevede che l'ultimo dell'anno andiamo a fare la passeggiata sul Mandriolo. Ma adesso non è l'ultimo dell'anno, è il primo, perché ieri pioveva e per fortuna qua quella pioggia era neve. E guardate che bel paesaggio tutto bianco che ci ha regalato. Pochi centimetri ma già bastano per rendere tutto davvero incantato. Ne approfitto sì per fare gli auguri a tutti quanti. Noi amiamo questo posto che è bellissimo in tutte le stagioni ed è stato bellissimo svegliarsi stamattina e dire ok, ad Asiago piovuto, però andiamo in alto che c'è della neve bellissima e ci sono tutti gli alberi pieni. Ieri abbiamo fatto le 3 di notte, siamo svegliati tardissimo e siamo partiti ragazzi a 1:30. Per cui per chi sa le distanze capisce che 1:30 qua alle 4:30 è già freddo e buio e siamo proprio in ritardo, non so se ce la faremo arrivare sulla vetta del Mandriolo. Spero di sì, ma intanto restate con noi perché vi facciamo vedere un po' di belle immagini di questo paesaggio incantato. L'ultima volta che abbiamo fatto il vlog qui è stato qualche anno fa, a spasso con Whisky, sì, che ci ha seguito per tutto il tour, bella. Caro. Vi mettiamo il vlog sulle schede in alto se vi interessa andare a recuperarlo. C'era una bella neve quella volta, Sì, era bellissima. Molto più alta di ora. Ehi, dov'è la palla? Oh, bravo amore. Tirami. Sto scivolando indietro. Non so, ho tutto il peso della cena di ieri, Susa. Grazie tanti, io no. Adesso lo torniamo in giro. Sì. No, qua devo fare una foto. Mi sarebbe piaciuto andare su di là, Susa. Dove? Ma non l'hanno battuta. Non è battuta. E per cui dobbiamo andare dritti così. Di là era molto più bello perché poi questo boschettino è tanto bello da attraversare, però è battuta qua e siccome noi non abbiamo le ciaspole, siamo venuti senza, cerchiamo di stare nel battuto. Quindi è un binario obbligato per noi e andiamo su di là così. Dato che è il primo dell'anno ne approfittiamo per ringraziarvi perché in tantissimi ci avete seguito nel 2023. Il canale è cresciuto dell'88%. Oh, sono numeri. E abbiamo sfiorato il 1 milione di visualizzazioni con tutti i video che abbiamo pubblicato. Certo, ancora è un canale piccolino, però sono numeri grandi se pensate che abbiamo soltanto 13.000 iscritti. Perché tra l'altro il 70% di voi che ci seguite non è iscritto al canale, per cui iscrivetevi perché saremo molti di più. Ne approfittiamo per salutarvi tutti, è sempre bello, anche in questa passeggiata abbiamo incontrato qualcuno di voi, è sempre bello quando ci si incontra di persona e ci si saluta, è un piacere proprio trovarvi ragazzi. Ragazzi, il primo video dell'anno è offerto da Uscamel, il nostro primo sponsor. Eccolo qua, questo bellissimo binocolo super leggero e compatto che ci permette di guardare nelle distanze e devo dire che la qualità è ottima. Madonna, che nitidezza. Così possiamo binocolare, Susa. Esatto, ma guarda come si vede bene. L'attività di binocolare è molto bella in montagna. Bellissima, direi. Ah sì, a noi ci mancava binocolare. Guarda, mi ha stupito anche la qualità. Bene. Sta in un palmo, guarda, mettimelo sì, qua. Sì, guarda, eccolo qua. Guarda che roba, è più piccolo di un telefono. Sì. Veramente leggero. E non lo senti? È leggerissimo. No, se lo perdi neanche te ne accorgi. No. Bello. E poi fa parte delle tre cose che bisogna sempre avere quando si va a fare escursionismo: un coltellino, un accendino e un binocolo. Per cui adesso ci manca l'accendino che non ce l'abbiamo. Il coltellino ce l'ho. Mario, adesso ho la fortuna di beccare qualche animale con sì. Questo. Sì. Adesso quando su dal Mandriolo lo proviamo bene, è il posto adatto qua. Ho detto che perdevo il binocolo, ho perso gli occhiali. Andri, meno male c'è la scopa dietro, sì. Se no ciao. Stavo cercando e non li trovo più, poveri caduti. Slap, slap, slap. Ti piace la neve, Tango? Dai, andiamo! Non è altissima la neve, escono fuori i mughi e a tratti anche l'erba. Però così almeno si attacca bene.
guarda là che meraviglia. E il vantaggio di partire tardi è che la luce è bella. Sì, c'è da correre dopo. Sì. E che l'atmosfera è intima, siamo soli. Siamo da soli, ma guarda che cime belle. Le ombre già lunghe promettono male. Già, muoviti va. Buon primo, Susa! Buon primo, Andri! Ma dove ti porto? Dove ci porta Tango? Che meraviglia! Guarda che paesaggio! Hai visto il porto? Che bello così! Ma dove ti porto? Dove ti porto, Andri? Dove ti porto? Tango! Tango è impazzito! Ciao, Matti! Amici, un po' d'atmosfera per voi! Eccoci, arrivati alla croce. Stai qua, eh? Eccoci alla croce. Wow, che panorama da qua. Adesso vado a vedere la lupa dell'Agorai. Trovata, cacchio. Ma guarda che culo, trovata subito! Ma dai, ma che culo! Ma penso, ho puntato lì proprio! Dai, questo è culo però, Andy! Mi fammela vedere anche a me! Oh, si vede bene, eh! L'hai visto? Madonna, che nitido! E grazie a Oscamel per aver offerto questo video! Aspetta, io guardo dove vado, aspetta! Io... Ragazzi, sulla croce abbiamo trovato questi due ragazzi qua, ci siamo scambiati le foto! Adesso loro fanno la foto del panino per Instagram. Esatto. Panino di montagna. Panino dolce, preparatissimi. E noi vi salutiamo perché siamo arrivati in cima alla croce, per cui ci vediamo al prossimo video. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ancora buon anno, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti! Ciao! Ciao. Panini di montagna. Panini di montagna e vacche robetta. Ma quello cosa sarebbe? Quella sono, questo è un panettoncino con cui faremo un panino dolce. Panino dolce, vai. È un esperimento che non riusciremo mai a finire di mangiare. Però ci proviamo. Solo per la foto. Bello. E buon appetito. Grazie. Via la pazza. Susa, dove siamo finiti qua? In una casetta. Madonna, che è un capolavoro! Le casette che sono nella Piazza del Fauno. Ecco, perché c'è la nostra amica qua che ogni anno la troviamo. E ci ha fatto Andri, caro Andri, ci ha fatto un regalino. Ma bello poi. La prossima è aspetta. Ta-da-da, Andri, Susa! Grazie. Manca quella di Tango, però anche quella la prossima Tango, con Tango. Con la neve. Grazie. Grazie, Ale. Che bello vedere le casine da dentro. E ora vin brûlé. Vin brûlé, così ci scaldiamo un pochino. Vai. Salute.